Nell'atteso 2024 di Pesaro Capitale della Cultura è pronta a partire anche la grande danza internazionale con un decennio di stagioni targate Amat e Comune nella città di Pesaro. Si partirà il 7 di novembre con il primo di 7 appuntamenti che dureranno fino al 31 maggio 2024, in cui la danza avrà anche il piacere di riappropriarsi dei prestigiosi spazi del Teatro Rossini. Passiamo da 5 a 7 appuntamenti, 6 in abbonamento, poi il tradizionale fuori abbonamento in cui ci divertiamo naturalmente a proporre nel periodo delle feste, in questo caso il 28 di dicembre un delizioso schiaccianoci del Balletto di Milano. In questo ambito si è raggiunto un traguardo che 10 anni fa era impensato, cioè una stagione compiuta di danza che aumenta anche nel numero di appuntamenti, quest'anno passando da 5 a 7 appuntamenti, con alcuni appuntamenti fissi e attesissimi come come il focus danza finale. Iniziamo con un progetto che devo dire ha avuto una bellissima fortuna, ha debuttato a fine stagione scorsa, un progetto di Upper Balletto, quindi la più importante compagnia al di fuori dei corpi di ballo in Italia, un progetto devo dire particolarmente, insomma, anche commovente, interessante, perché questo Overdance, come dice il titolo, si preoccupa di fare il punto, di fare un focus sulla danza per corpi maturi, per corpi che appunto potrebbero essere considerati over, soprattutto per, appunto, per l'età. 7 appuntamenti che contempleranno anche Ballad della MM Contemporary Dance Company e un 2024 che si aprirà il 2 febbraio con Triple Bill di Naturalis Labor per proseguire con la Veronal diretta da Marcos Moreau che proporrà Passionaria, Emmanuel God Dance con Love Train 2020 e una stagione di danza che si concluderà il 31 maggio con i 30 anni di Spellbound Contemporary Ballet che presenterà Recollection for a Falling Postiamo il Futuro. Oltretutto la danza sarà di per sé protagonista, oltre al di là, interessandosi alla stagione della Capitale 24, lo sarà nei progetti del dossier, lo sarà, diciamo, nell'attività, lo sarà anche come tema di collegamento attraverso la rete dei teatri, ma anche attraverso luoghi inusuali da riattivare, con, come è stato ad esempio con l'ex Ranificio Carotti, altre situazioni, con il resto della provincia, per dare ancora più attraverso una forma artistica anche così versatile, affascinante, trasversale anche all'età, il senso di un patrimonio che viene messo anche a disposizione dello spettacolo dal vivo, in questo caso dell'arte coreutica in generale.